Il naufragio della Concordia, mentre riprendono le ricerche nel tentativo di recuperare i dispersi, crescono anche i timori per le ripercussioni che la tragedia potrà avere sul traffico crocieristico. Vertice questa mattina a Roma tra il Presidente del Consiglio Monti e i governatori del Mezzogiorno sui tagli di Trenitalia, Vendola, fiducia nel vertice convocato dal Ministro Passera. La provincia convoca i comuni e gli operatori del settore per preparare la trasferta alla prossima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 16 al 19 febbraio a Milano. Consegnate alla Cittadella della Ricerca due nuove borse di studio a due agenti di polizia intitolate alla memoria del prefetto Vincenzo Parisi. Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. 11 morti e 24 dispersi, e questo l'attuale tragico bilancio del naufragio della Concordia avvenuto, come è noto, venerdì dinanzi all'isola del Giglio, mentre sono riprese le ricerche dei passeggeri che non rispondono ancora all'appello e per i quali continuano doverosamente a nutrirsi ancora speranze. Cominciano ad emergere aspetti certamente secondari rispetto alla tragedia umana, ma non per questo di rilevanza trascurabile. Tra questi certamente il contraccolpo economico per l'intero traffico crocieristico e per gli armatori del settore, che ovviamente temono un netto calo di richieste dei pacchetti vacanze e quindi forti ripercussioni negative sull'indotto. Cosimo Saracino. Per molti operatori turistici il naufragio della Costa Concordia rischia di diventare l'11 settembre delle crociere. I viaggi in mare, considerati delle occasioni per vivere momenti di relax, stanno diventando però l'incubo peggiore per i turisti. A Brindisi, l'agenzia Grecian Travel è nella settimana di promozione per le crociere. La responsabile riflette sull'accaduto e guarda al futuro con un atteggiamento molto positivo. La gente è ancora sotto shock e si sta organizzando, sta decidendo. Secondo me non avrà grandi riscontri, io spero, anche perché sono degli incidenti che non sono mai accaduti, è un incidente che non dipende dalla costa e quindi non dovrebbe avere ripercussioni, chi deve partire parte lo stesso. Un'agenzia come la sua, che comunque questo è il periodo in cui sta facendo le promozioni per le crociere, ne risentirà economicamente a suo avviso? Secondo me la gente verrà a chiedere, si informerà di più. Noi cercheremo di dare tutte le garanzie, perché la Costa è una società serissima e quindi non si può permettere, non farà. Cercherà di venire incontro anche a chi aveva prenotato sulla Costa Concordia e quindi farà magari delle promozioni, degli sconti particolari per prenotare su altre crociere. Io sono in promozione in questi giorni con Costa Day e quindi adesso devo dire che sabato pomeriggio siamo stati aperti e abbiamo avuto riscontro, la gente è venuta lo stesso perché ha detto sono degli incidenti che possono accadere, come accadono per gli aerei purtroppo, voglio dire, ci sono delle circostanze imprevedibili, questa è una nave su tante altre che navigano tranquillamente, non è mai successo niente, quindi il mercato delle crociere è un mercato molto grosso, le navi sono sicure, sono grosse, da quello che si sente pare che sia un errore umano. Le navi sono molto grosse, sono confortevoli, la crociera è un viaggio fantastico da fare, quindi perché no? Bisogna superare questo momento, insomma, psicologico. È troppo presto adesso, bisogna superare questi giorni di shock, siamo tutti alla televisione a guardare, a sentire le testimonianze delle persone che erano a bordo e naturalmente tutti siamo lì ad aspettare, però secondo me appena la situazione si stabilizza ritornerà tutto come prima. E come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina si è tenuto a Roma l'atteso vertice tra il Presidente del Consiglio Mario Monti e i governatori del Mezzogiorno, convocato per affrontare anche la delicata questione relativa ai tagli previsti da Trenitalia al sistema ferroviario del Sud Italia. In rappresentanza della Puglia, il governatore Nichi Vendola, che ha voluto portare all'attenzione del Presidente Monti anche altri problemi di grande importanza, quali la lotta alla povertà, la gestione della sanità e le politiche industriali. Vediamo. Non è più il tempo dell'attesa. Il governo deve intervenire immediatamente con urgenza chiedendo un significativo cambio di rotta nelle politiche industriali di Trenitalia. Solo attraverso un atto concreto di riequilibrio e riprogrammazione territoriale tra nord e sud si potrà sedare quell'inquietudine sociale che è pronta a reazioni ben più forti di quelle alle quali abbiamo assistito in quest'ultimo mese. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, al termine dell'incontro svoltosi questa mattina a Roma, tra i presidenti delle regioni del Mezzogiorno e il presidente del Consiglio Mario Monti, accompagnato dai ministri Clini, Passera, Barca e Profumo.
Lo scempio perpetrato da Trenitalia nell'ultimo mese, azzerando il diritto alla mobilità dei cittadini della Puglia, tagliando i treni a lunga percorrenza e dividendo nettamente in due l'Italia, marginalizzando sempre di più il Sud, ha detto Vendola nel corso del vertice, ha fatto da detonatore ad un malessere diffuso e sotterraneo, in un momento molto complesso per la vita del Paese. A confortare comunque il presidente Vendola l'attenzione riservata dal ministro Passera, che ha promesso al più presto la convocazione di un tavolo dedicato proprio alla risoluzione della questione Trenitalia. Ma nel corso dell'incontro con il presidente del Consiglio Mario Monti non si è affrontato solo questo problema. Lotta alla povertà, sanità e politiche industriali sono stati gli altri temi posti al governo dal governatore pugliese. Per quanto riguarda la povertà, ci sono situazioni allarmanti a seguito dell'aumento folle della pressione fiscale, ha detto Vendola, soprattutto nel Mezzogiorno, dove occorre un intervento strutturale e sistemico. In chiave sociale, Vendola ha posto anche il problema della sanità e dell'approccio negli ultimi anni esclusivamente di natura economico-finanziaria. L'unico problema, ha detto Vendola, è stato quello della ricerca dell'equilibrio dei conti, ma sebbene importante, questo approccio non deve essere certamente l'unico. Occorre infatti trovare un equilibrio tra risanamento e mantenimento delle prestazioni sanitarie. Anche sulle politiche industriali, Vendola ha chiesto al governo di ripensarle. Ma, ha affermato Vendola, per fare questo occorre che il governo metta in campo serie politiche industriali e decida dove investire per il futuro e lo sviluppo del paese. E anche Cisternino ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla provincia di Brindisi proprio contro i tagli previsti da Trenitalia che rischiano concretamente di penalizzare oltremodo il sistema ferroviario territoriale. Ai nostri microfoni ascoltiamo il sindaco Donato Baccaro. Una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per dire no ai tagli imposti da Trenitalia alla rete ferroviaria del nostro territorio. Tra i comuni che hanno voluto aderire appieno all'iniziativa lanciata nei giorni scorsi dalla provincia di Brindisi vi è anche Cisternino, dove il sindaco Donato Baccaro, dopo aver esposto sulla facciata del comune lo striscione divenuto ormai simbolo dell'offensiva sferrata dalle istituzioni nei confronti di Trenitalia, annuncia l'avvio di una campagna informativa allargata all'intera comunità cistranese. Il governo non può, come dire, abbandonare il meridione. Non è soltanto la Puglia, l'intero meridione, quindi questo non deve passare. Assolutamente, noi la battaglia l'abbiamo già iniziata il 7 di dicembre, partecipando all'incontro tra i sindaci e Trenitalia a Roma, dove è iniziato là un tavolo tecnico e abbiamo capito come il governo centrale ci ha abbandonato su questo, perché il governo Berlusconi, pur avendo ricevuto da Trenitalia il documento in cui tagliava questi treni già a giugno, non ha mai risposto né di sì né di no. Quindi questo ha creato un danno per la nostra comunità, per il nostro meridione, per la nostra Puglia, che non può passare. Abbiamo il diritto di avere il trasporto pubblico e quindi di avere quella certezza di essere trasportati e di avere quella possibilità di raggiungere il nord, perché sappiamo benissimo che attraverso questa possibilità noi possiamo raggiungere i nostri concittadini, raggiungono i posti di lavoro. Un'iniziativa, quella di esporre lo striscione di protesta sulla facciata del comune, presa ad esempio nei giorni scorsi anche dal governatore Vendola, che però non è piaciuta al PDL, che dalla voce del capogruppo in consiglio comunale Mario Saponaro ha fortemente criticato la decisione adottata dal primo cittadino, considerando, scrive in una nota l'esponente del Popolo delle Libertà, che tra i documenti del comune di Cisternino non esiste alcun atto deliberativo che consenta e autorizza l'utilizzo delle mura del palazzo comunale come un pannello delle pubbliche affissioni. Immediata la risposta del sindaco Baccaro. Stiamo pensando soltanto a queste piccolezze, non sanno più dove attaccarsi, perché ripeto, esporre un manifesto civile con un simbolo del comune Cisternino, ridateci i treni, penso che è il minimo che possiamo fare, si vuole fare soltanto demagogia. E a questo a me personalmente non mi trovo d'accordo, quindi noi andiamo avanti la nostra strada perché dobbiamo difendere i diritti dei nostri cittadini. La cronaca, un attentato incendiario è stato messo a segno nella serata di ieri ai danni del ristorante Al Rusticone di Mesagne, fortunatamente senza gravi conseguenze. Intorno alle 22:30 ignoti, servendosi di una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile, hanno cosparso i pali di sostegno del gazebo esterno del locale di via Gramsci, appiccando le fiamme. Per fortuna quell'ora per strada sembra non ci fosse nessuno e tra l'altro il ristorante preso di mira è chiuso per ferie sino al 20 di gennaio. Solo per un caso però l'attentato
attentato incendiario non ha prodotto danni particolarmente devastanti, dal momento che alcuni vicini, notando il rogo, si sono precipitati a spegnere le fiamme richiedendo l'intervento dei carabinieri della locale stazione. Sul posto sono giunti militari, guidati dal maresciallo Gabriele Taurisano, che hanno subito individuato la bottiglietta carbonizzata contenente il liquido infiammabile, usata presumibilmente, come dicevamo, dai malviventi. I carabinieri, in collaborazione con la compagnia di San Vito dei Normanni, hanno ora avviato le indagini per risalire all'identità degli autori dell'attentato e al movente. Il titolare dell'attività, Antonio Fantasia, 51enne di Mesagni e gestore anche di un paio di bar in città, è già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Erchi hanno tratto in arresto in flagranza di reato Alessandro Gasparro, un 31enne del luogo. L'uomo, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato sorpreso alla guida di un autocarro risultato, dopo alcuni accertamenti, rubato a Palagiano lo scorso 11 dicembre. I militari hanno poi effettuato una perquisizione presso il domicilio del Gasparro, dove hanno rinvenuto anche 3 grammi di marijuana. Per questo motivo il sorvegliato è stato anche segnalato alla prefettura quale assuntore. L'uomo, che dovrà rispondere di ricettazione in osservanza degli obblighi guida di veicolo senza patente, è ora ristretto presso la casa circondariale di Brindisi, a disposizione naturalmente dell'autorità giudiziaria competente. I carabinieri della stazione di Carovigno, invece, nel corso di un posto di controllo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Domenico Meuli, un 24enne del posto, per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato l'uomo a bordo della Fiat Punto, intestata alla madre, che nei giorni scorsi aveva attirato l'attenzione degli investigatori, poiché notata in luoghi abitualmente frequentati da tossicodipendenti. Il giovane è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati trovati occultati nella biancheria intima 52 grammi di hashish sottoposti a sequestro. L'arrestato è stato quindi condotto nel carcere di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca: i componenti di 2 battuglie del nucleo faunistico della Polizia Provinciale di Brindisi, guidati dal comandante del corpo, il colonnello Eroi, al rientro nella sede di Ostuni, successivamente ad uno specifico servizio mirato alla prevenzione e alla salvaguardia degli illeciti venatori nelle aree sensibili delle zone protette del territorio del comune di Brindisi, percorrendo il tratto della statale 379 in direzione Bari e nei pressi dello svincolo per la zona umida di Torre Guaceto, notavano un autoveicolo che procedeva zigzagando, impegnando pericolosamente l'intera carreggiata, fortunatamente dotata da guardrail che delimitava i 2 sensi di marcia. Proprio le pericolose manovre del conducente dell'autoveicolo, una Seat Ibiza, creavano seri pericoli a quanti percorrevano lo stesso senso di marcia della strada statale, nota per l'alta densità di traffico. Pertanto gli operatori del nucleo faunistico della Polizia Provinciale, avendo intuito che il conducente era sicuramente in stato di ebbrezza o comunque non in grado di condurre il veicolo, prontamente, con altrettante manovre repentine, hanno posto il veicolo in questione tra i 2 mezzi della Polizia Provinciale. Utilizzando i segnalatori visivi di emergenza, lo hanno scortato per diversi chilometri, fino a quando sono riusciti a far desistere il conducente dal continuare nella folle corsa, bloccandolo nella prima piazzola di sosta disponibile. Nel contempo, telefonicamente, hanno contattato i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, che prontamente ha inviato in ausilio una pattuglia del comando stazione di Carovigno. Il conducente è stato quindi identificato e, apparendo in stato assolutamente confusionale, con sintomatologia correlata al presunto abuso di bevande alcoliche, è stato accompagnato presso l'ospedale civile di Ostuni per gli esami previsti dalla legge. Questa operazione rientra, si legge in una nota, nella più ampia direttiva dell'amministrazione provinciale di Brindisi, in particolare del presidente Massimo Ferrarese, sempre sensibile alla salvaguardia ambientale del territorio e della sicurezza stradale. Il presidente Ferrarese ha elogiato pubblicamente il comandante del corpo della Polizia Provinciale e tutti i componenti del nucleo faunistico intervenuti prontamente nell'operazione di polizia stradale. Lasciamo la cronaca, cambiamo argomento. Ieri la protesta dei Cobas, oggi la società Brindisi Multiservizi rende noto che nella giornata di ieri sono stati pagati gli stipendi a tutti i dipendenti. Il ritardo di alcuni giorni è stato determinato dalla necessità, si legge in un comunicato ufficiale, di conciliare tale esigenza con il periodo di chiusura contabile degli uffici amministrativi del comune di Brindisi. Si coglie l'occasione in questa nota per ribadire che non esistono problemi di solidità economica dell'azienda e quindi non ci sono i presupposti perché si verifichino ripercussioni di alcun tipo dal punto di vista occupazionale.
Ritorniamo in provincia, dove le attenzioni si rivolgono alla prossima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 16 al 19 febbraio prossimi. Questa mattina presso l'ex Sala Giunta sono state presentate ai comuni e agli operatori del settore le iniziative alle quali sarà possibile aderire per prendere parte alla rassegna, tra le più importanti, come sappiamo, nel settore della promozione turistica. Questa mattina presso l'ex Sala Giunta della provincia di Brindisi sono state presentate ai comuni e ai soggetti che a vario titolo si occupano di turismo e promozione le iniziative alle quali è possibile aderire nel partecipare all'edizione 2012 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che ricordiamo si terrà dal 16 al 19 febbraio prossimi. L'assessore con delega al marketing Pietro Mita ha riunito intorno ad un tavolo i rappresentanti di diversi comuni della provincia di Brindisi, compreso il comune capoluogo, e ancora il GAL Alto Salento, il GAL Terra dei Messapi, la Proloco Provinciale, Puglia Promozione, il Consorzio Brindisi EAT e l'autorità portuale. Per la provincia ha preso parte anche l'assessore al turismo Natale Curia. L'obiettivo è stato quello di arrivare all'importante appuntamento fieristico con strategie condivise e unitarie. Lo stand della Regione Puglia, esordito Mita, ospiterà le amministrazioni provinciali e il sistema delle camere di commercio, al fine di proporre un'immagine unitaria dell'offerta pugliese in una delle più importanti manifestazioni del settore. Per quanto riguarda i comuni, ha continuato Mita, ci sarà la possibilità di aderire al progetto InfoPoint, realizzato nella centralissima Piazza Duomo a Milano, dove ogni aderente avrà la possibilità di promuovere l'offerta turistica del proprio territorio. La novità più interessante, ha concluso Mita, riguarda la tipologia di territori che andremo a promuovere. Non si tratta più di considerare i confini geografici dei singoli comuni, ma far rientrare gli stessi in aree più ampie, riconoscibili attraverso dei brand come ad esempio il Salento e la Valle d'Itria per quanto riguarda il nostro territorio provinciale. Presso l'auditorium della Cittadella della Ricerca sono state assegnate nella serata di ieri due borse di studio a due agenti di polizia neolaureati intitolati alla memoria dello scomparso prefetto Vincenzo Parisi. La manifestazione organizzata dall'Osservatorio Sindacale Provinciale di Polizia ha visto la presenza di ospiti illustri. Agnese Poci. Vincenzo Parisi, classe 1930, è stato uno dei protagonisti della storia della polizia italiana, vantando un curriculum di tutto rispetto. Vice direttore del SISDE nel 1980, viene poi designato come capo della polizia nel 1987 dall'allora ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro. Parisi è stato inoltre tra i creatori dell'Interpol, della DIA, del Servizio Centrale Antidroga e del Servizio Centrale Operativo. In una manifestazione presso l'auditorium della Cittadella della Ricerca, in sua memoria, si è svolta la consegna di due borse di studio a due agenti di polizia in servizio a Messina e a Chiasso. Si tratta dei dottori Paolo Orlando e Marcello Chirulli, laureatisi rispettivamente con una tesi di laurea sul fenomeno mafioso e le inchieste parlamentari dall'età liberale al regime fascista e sul fenomeno dell'usura e del suo andamento a Como e a Brindisi. Presenti tra gli ospiti la vedova del prefetto Parisi, la signora Maria Rosaria Mazzocco e l'onorevole Alfredo Mantovano. Due borse di studio intitolate alla memoria del capo della polizia Vincenzo Parisi, che è stato un direttore generale della pubblica sicurezza per circa 7 anni, è una figura storica della nostra amministrazione, io lo definirei il fondatore della nuova polizia, della polizia moderna, per quanto sia stato il suo impegno in termini di operazioni, quindi operativo, ma di organizzazione, per costruire e ristrutturare la Polizia di Stato. Il suo apporto è stato fondamentale anche negli anni bui della storia italiana, in cui ci sono state anche, purtroppo, da annoverare le morti di Falcone e Borsellino. Momenti difficilissimi del nostro paese, le ha ricordato la strage di Falcone e Borsellino, ma c'erano gli anni del terrorismo e quindi è una figura che merita di essere ricordata nel miglior modo possibile da me che sono il questore della città di Brindisi, ma so che queste iniziative vengono fatte anche su tutto il territorio nazionale.
È composta da 3 ragazze e 1 ragazzo, la nuova giunta che il sindaco dei ragazzi di Mesagne, Anna Paola D'Apolito, ha scelto per affiancarla nel suo mandato amministrativo. Ieri è avvenuta la presentazione e durante la seduta del Consiglio Comunale. Vediamo. Ad aprire la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Mesagne in sala consiliare è stato il presidente del Consiglio Comunale degli Adulti, Fernando Orsini, con il rituale suono della campanella. La sindaca eletta nella comunità scolastica mesagnese, Anna Paola D'Apolito, ha presentato, affiancata dal suo collega primo cittadino Franco Scoditti, la giunta che lavorerà insieme a lei. Matteo Riccio sarà assessore allo sport e alle politiche giovanili. Giorgia Romano, assessore esterno al tempo libero, all'istruzione, ad igiene e salute. Elisabetta Minunno, assessore all'ecologia e ambiente, turismo, sviluppo del centro storico. Chiara Capodieci sarà il vice sindaco e Gabriel Zurlo sarà il consigliere delegato allo spettacolo. Durante la seduta è stato anche presentato il programma amministrativo, come la sindaco ha detto in estrema sintesi ai nostri microfoni. Le proposte per la città, turismo, tempo libero, igiene e salute, istruzione e sport. Soprattutto dalla campagna elettorale si era parlato molto delle strutture scolastiche. Alla luce anche di quello che è successo al campo sportivo di Via Sasso, che cosa pensi? Pensi che questa rimanga una delle priorità? Sì, sempre. Infatti nel programma abbiamo aggiunto urgenza campo sportivo. Che cosa vorrebbe fare il Consiglio Comunale dei Ragazzi di quell'area? Un parco giochi per noi ragazzi. Con anche delle attrezzature sportive o magari anche un'area wifi? Sì, naturalmente. Un'area che per assessori e consiglieri dovrebbe rappresentare un polmone verde alternativo alla villa comunale. Da tenersi in massima considerazione anche gli spettacoli, occasioni sì di divertimento, ma anche per raccogliere fondi ed istituire una sorta di cassa scolastica che possa rispondere alle esigenze dei ragazzi. Per quel che riguarda invece il giorno della memoria, le cui celebrazioni sono previste per il 27 gennaio prossimo, la giunta dei ragazzi lavorerà, nonostante la ristrettezza di tempi, insieme ai colleghi adulti per stilare un programma di iniziative culturali e di informazione. Chiudiamo parlando di basket. La Tecnoacque Fasano batte per 85 a 73 il Lucera, confermandosi l'unica formazione imbattuta in casa nel campionato di Serie C regionale. Michele Cavallo. La Tecnoacque travolge il Lucera e si conferma l'unica imbattuta nel girone di Serie C regionale del basket pugliese. Una vittoria strepitosa, ottenuta in condizioni di massima emergenza, che ancora una volta mette in evidenza la grande stagione disputata sino ad oggi dalla matricola fasanese. Una nuova esperienza sportiva per il basket fasanese, che aveva solo l'assillo di cercare quanto prima la permanenza matematica e che oggi invece si ritrova a sfidare le grandi del girone grazie alla sua imbattibilità casalinga e al grande gruppo costruito dalla società biancazzurra, capitanata da Vito Santoro e affidata alle cure di coach Massimo Cazzorla. Un progetto sempre all'insegna della massima oculatezza economica, che dura da diversi anni e che lo scorso anno ha riportato il basket fasanese in Serie C. Un successo che ha riportato moltissima gente al tenso statico di Via Galizia, che con il suo entusiasmo e calore sono il vero valore aggiunto di questo roster. Un calore incessante, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario che arriva a Fasano. Gli ultimi a farne le spese sono stati i Downy del Lucera, capolista del girone, che domenica sera hanno ceduto il passo ai biancazzurri, che in campo sono scesi con enormi problemi di natura fisica e disciplinare. Un match che sembrava segnato sin dall'inizio, con le assenze di De Leonardi e Rosato e le malconce condizioni fisiche di Gentile e Damasco. Ed invece il Lucera degli americani Johnson e Joguiler hanno dovuto fare i conti con il grande cuore dei locali, che con grande abnegazione e spirito di sacrificio hanno fatto propria la partita, riportandosi nelle zone altolocate della classifica. Gara giocata punto a punto sino al riposo lungo, per poi esplodere nella seconda parte con Sibilio, Manchisi, Masi e Sordi, che in soli 13 minuti piazzano un break di 13 punti, mandando in confusione gli avversari. Ma a 5 minuti dal termine, Sordi abbandona per 5 falli, Damasco esce per crampi e mister Cazzorla è costretto a mandare in campo l'acciaccato Gentile. Gli ospiti capiscono le difficoltà
e in 3 minuti si riportano a solo 2 lunghezze, facendo vacillare i biancazzurri. Finale al cardiopalma, con Damasco, Gentile e il giovane Liaci che mettono a segno i punti che rispediscono a distanza di sicurezza i down, che rispondono con l'onnipresente Johnson, per poi essere definitivamente spenti da una bomba di Manchisi che chiude la gara. Esplode il tifo sugli spalti e la gioia della dirigenza per la grande prestazione sfoderata dai propri ragazzi, che domenica prossima tornano a giocare lontano da casa sul parquet di Santeramo. Trasferte che sino ad oggi hanno regalato qualche soddisfazione in meno, ma che non ledono quello che è il progetto iniziale della squadra fasanese, la salvezza matematica in Serie C regionale. Una vittoria che sa di storia. Direi proprio di sì, vincere in queste condizioni, però in casa non ce n'è per nessuno. Qui è bello, è bellissimo il calore del pubblico, strepitoso e credo anche determinante. Stasera eravamo in grande emergenza, magari anche in parte lo era anche Lucera, però stasera avevo bisogno di avere dei gladiatori in campo e lo hanno fatto, cioè sono stati, questi ragazzi sono stati dei gladiatori, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno fatto quanto fosse stato richiesto, magari anche in alcune situazioni tecnicamente non bellissimi, non esteticamente pregevoli, però questa sera c'era bisogno di tanta intelligenza, di tanto cuore, di tanta determinazione e i ragazzi l'hanno messa tutta. Dove credi che possa arrivare il vostro gruppo, questa Tecnoacque? Devo andare con i piedi per terra, perché noi siamo molto forti in casa, però abbiamo problemi per andare a vincere le partite fuori casa. Se noi riusciamo a fare questo passo di qualità, possiamo parlare di grandi cose, però fino ad oggi io vado con i piedi per terra, siamo lì a 4 punti della capolista, meglio di così non si può fare. Il primo obiettivo nostro è cercare di trovare la forma e fare una striscia di 3-4 partite di seguito e lì ne possiamo riparlare, però per adesso stiamo bene così. Questo pubblico, l'uomo in più con voi in campo? Latino America, il pubblico è molto caldo, no? Pubblico così. La qualità che trovo qua a Fasano non l'ho trovato e ho girato un po' col mondo. Mi spiace che il palazzetto è così piccolo, perché se era più grande ancora c'era più gente. Però tanto complimenti alla gente che ci sopporta quando siamo sopra e quando siamo sotto. Secondo me sono il 7° uomo in campo. Ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.